Proseguono le ricerche dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino. Da questa mattina viene impiegato anche un particolare georadar. Ma ci colleghiamo in diretta con Luca Pompei. Buon pomeriggio, Luca, quali novità ci puoi dare? Sì, un saluto a te Gigliola, un saluto anche agli amici telespettatori. Sì, la novità di giornata, anche se dobbiamo dire per la verità, sono già all'opera da ieri particolari georadar messi a disposizione a titolo assolutamente gratuito dalla Coda Evintec. Sono dei radar particolari con una tecnologia molto avanzata, che consentono di scandagliare e poi trasformare in immagini 3D tutta la massa valanghiva presente sul posto. Si tratta di 20 antenne con un supporto ovviamente di attrezzature già installate a Valle Maielama che consentono veramente di dare un quadro preciso di tutta la situazione. Andrea Faccioli, direttore commerciale della Coda Evintec, ha paragonato questa strumentazione all'attack che si effettua nei vari presidi ospedalieri, perché sono georadar che poi trasformano in immagini tutto ciò che c'è sul posto, quindi dimensioni della massa valanghiva ed eventualmente altre situazioni presenti al di sotto di questa valanga, e questo in qualche modo per cercare di dare una svolta a queste ricerche che ormai proseguono senza sosta, Gigliola, da 13 giorni tra Valle Maielama e Valle Genzana a quota 1800 metri dei quattro dispersi. Li ricordiamo rapidamente: Tonino Durante, Gianmauro Frabotta, Gianmarco Degni e Valeria Mella, di cui non si hanno più notizie da, pensate, domenica 24 gennaio. Queste operazioni sono rese possibili anche grazie all'ausilio degli specialisti del 9 Reggimento Alpini dell'Esercito, coadiuvati dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, dai Vigili del Fuoco, da Guardia di Finanza, Carabinieri Forestali e Polizia. Quindi questa è la situazione. Qui al campo base c'è una certa tranquillità, si sta aspettando il ritorno delle squadre presenti da stamattina sul posto per il cosiddetto cambio turno e staremo a vedere nel corso delle prossime ore se ci sono aggiornamenti da dare. Da qui al campo base forme di Massedalba è tutto, a te la linea, Gigliola.